In questi anni qui al CERN, qual è stato il momento più critico? Il momento più critico è stato quando nel 2008, subito dopo l'accensione del Large Hadron Collider, un piccolo problema tecnico ci ha costretti a fermarci per un anno per fare delle riparazioni, però poi siamo ripartiti nel 2009 con un acceleratore, dei rivelatori in ottima forma e poi in pochissimo tempo abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Lei ha detto che il fisico è un sognatore, esattamente come un artista. Quanta creatività ci vuole in questo lavoro? E se posso, visto che io sono una musicista, c'è qualcosa in comune tra fisica e musica? Io penso che la mia formazione musicale ha contribuito a quello che io sono oggi come fisico, tanto quanto i miei studi di fisica. La musica, come la fisica, si basa su delle leggi matematiche e fisiche molto precise, ma le leggi sono estremamente semplici e estremamente eleganti. Quindi c'è questo fatto di matematico, ma anche di eleganza, di creatività, che sono comuni a entrambe.